Io vi voglio solo dire una cosa, per favore, pregate per quelli che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio, perché noi quando preghiamo per loro, preghiamo per noi, per il nostro futuro, per il futuro dei nostri figli. Mettete Santa Messa al primo posto, perché per la Madonna più importante è questo, perché lei dice durante Santa Messa mio figlio è con voi. Dopo pregate per i vostri sacerdoti. Madonna dice loro non hanno bisogno del vostro giudizio e critiche, hanno bisogno delle vostre preghiere e amore, perché Dio giudica loro come erano come sacerdoti, ma giudicherà noi come era il nostro comportamento con loro. Lei dice che solo sacerdoti hanno mani benedette da Gesù, e quando Madonna ci benedice, lei sempre dice io vi do mia benedizione materna, la più importante benedizione è quella che vi danno i vostri pastori. Perché quando loro vi benedicano, Gesù vi benedice. Provate a fare digiuno, perché io so che chi pronta di più sono italiani. No. Qui non ci sono nazionali, perché Madonna non dice mai cari quelli. Lei dice cari figli, ma io vedo chi brontola di più sul digiuno. Gli italiani. Ma devo anche giustificarmi. Io dico sempre che voi avete un cuore così grande. Diunque serve aiuto, voi siete primi. E penso che Madonna guarderà, quando guarderà quanto digiuno avete fatto, guarderà così, sai? Bene. Perché veramente avete cuore grande. E tornate, provate a tornare preghiere in famiglie, perché è molto importante che i nostri figli vedano che per mamma e papà Dio è al primo posto, dopo tutto altro. Vi ringrazio. Grazie a te. Prega per i nostri familiari. Grazie. Voi pregate certo, per me. Certo, certo. Grazie, solo Miriam. Devo dire una cosa. Voi dovete sapere che per la Madonna io sono come ognuno da voi. Sì. Non ci sono privilegiati, i privilegiati sono solo sacerdoti. A Madonna non è detto mai qualche cosa a me. Lei dice cari figli, tocca a me lo stesso come a voi. Dovete sapere che ognuno da voi è importante in lo stesso modo per nostra madre. Non vi genti che Madonna ascolta di più, impossibile, ci ascolta, dipende da noi. Come la chiamiamo e quanto la vogliamo. A nessuno non è più importante da te o da te davanti a nostra madre. Noi, ecco esempio, tante volte vengono a dire io ho conosciuto l'amore di Dio, io sono guarito, guarita. Io non pregavo per quelle persone. Loro avevano cuore aperto e loro hanno chiesto aiuto e Madonna ha chiesto suo figlio per loro. Certo. Io vi dico quello per dirvi, quando avete bisogno di nostra madre celeste, non avete bisogno di vigenti, avete bisogno solo di cuore aperto. Per lei siete importanti. Okay. Grazie mille, ciao.